Mister Paglia, una vittoria sofferta. Nel primo tempo ha giocato meglio il Bagliardo, nel secondo tempo il Busalla è uscito fuori. Allora, sono molto contento di come abbiamo disputato la partita del primo tempo, però per fare il salto di qualità a livello di squadra queste partite nel primo tempo devono essere chiuse, perché abbiamo creato talmente tante occasioni che secondo me dovevamo chiuderla, anche se poi nella distrazione ci è capitata ad esempio una palla loro importante nel primo tempo che potevamo anche soccombere. Sono quelle partite che dobbiamo essere più cinici in quei momenti lì. Poi nel secondo tempo siamo partiti anche bene e abbiamo subito avuto un paio di occasioni che secondo me dovevamo di nuovo chiudere la partita. Non l'abbiamo fatto, ovviamente loro non sono stati a guardare, sono usciti. Poi fortunatamente anche i cambi, i ragazzi che sono entrati hanno fatto benissimo. Io sono molto contento anche di questo aspetto, perché comunque questo significa che tutto il gruppo è formato da elementi importanti e abbiamo trovato 2-1, poi è sofferto, però insomma abbiamo portato via 3 punti importanti. Contro la vittoria che arriva dalla panchina. Sì, come dicevo, che nel momento in cui abbiamo fatto i cambi, poi sono quelli che sono entrati, siamo riusciti a ottenere il risultato. Quindi è un aspetto importante, per un mister fa sempre piacere, no? Il fatto che comunque quelli che entrano si mettono subito a disposizione. Anche un gran gol del sì, molto bello, Michele. Molto bello. Michele ha fatto anche un 1-1, lui è un giocatore che non è proprio adatto per quel ruolo lì, però si è sacrificato, si è messo a disposizione. Sono molto contento per lui, perché comunque è una grande soddisfazione, e contento per noi perché comunque ha fatto un gol verso 3 punti. Comunque ci voglio di giocare da parte di tutti, Battaglia insomma non era contento quando è uscito. Ma sono cose normali, diciamo, quale giocatore è contento quando esce? Noi sappiamo tutti che Battaglia per noi è importantissimo, in quel momento lì c'era bisogno di fare un sacrificio, questa volta è toccata a lui, è normale che sia così, finita lì la questione. Domenica prossima, tanta partita decisiva per la classifica. Ma di decisivo per la classifica secondo me ad oggi non c'è nulla, nel senso che siamo ancora alla 5ª giornata, la prossima, quindi direi il campionato è ancora lungo. Chiaro che in questo momento dobbiamo continuare questo nostro ruolino di marcia, abbiamo sbloccato un po' anche il campo di casa, che comunque per noi non era così banale, perché comunque non allenandoci mai in questo campo per noi è un po' sempre una novità. Domenica abbiamo una partita importante, nel senso che comunque contro l'Atletico, una squadra che sappiamo che diciamo, ha degli elementi comunque di categoria importante, un allenatore molto esperto, quindi dovremo affrontarla con la giusta determinazione. Oggi ci vediamo la vittoria, fino a lunedì, poi da martedì cominceremo a pensare all'Atletico. Grazie Claudio.